perché si me verita facile sembra. Ciao a you, oggi sono contento di fare questa ricetta. Questo è il piatto terra mare, secondo me più buono che esiste al mondo. Robbe che solo a Napoli si fa. Oggi facciamo pasta e fagioli con le cozze. Vediamo gli ingredienti. Allora, cozze un chilo. Ragioniamo in termini di piattini. Un bel piattino di fagioli cannellini, poi 150 grammi di pasta mista fatta in casa, nel senso che ci sono dei tubetti e degli spaghetti spezzati. Poi dell'olio d'oliva extravergine biologico. E poi, nell'ordine, prezzemolo con tutti i gambetti, dei pomodorini piccadilli, almeno 6 rondelle di peperoncino semipiccante, 1, 2, 3, 4, 5 più o meno spicchi d'aglio, ma ne useremo soltanto 3, poi una cipolla di Tropea, media, non è tanto grande, cuore del sedano, la parte migliore, e 2 foglie di alloro. Prima operazione, cozze. Allora, una bella padella sul fuoco e poi questo meraviglioso olio d'oliva extravergine biologico. Dentro, spicchio d'aglio, 2 spicchiettini piccoli piccoli, gambi di prezzemolo e peperoncino. Tenete molto allegra la fiamma e caliamo le cozze e diamo una girata. Aiutatevi anche con un po' di acqua bollente, perché l'acqua di cottura delle cozze è fondamentale in questa ricetta. E lasciamo aprire le cozze. Coprite le cozze, è meglio, fate prima. Pochi minuti, un paio, e le cozze si sono aperte tutte. E hanno un bel profumo. Adorema! Fatele raffreddare un po' e poi le sgusciate. Prendete le cozze con un mestolo forato e le mettete in una terrina. È una bella montagnella di cozze. E questa è l'acqua santa, l'acqua delle cozze. È quella che darà la serenità giusta. Infatti qua, in questa ricetta, il sale non ci va, perché quest'acqua qua, che è meravigliosa, che è emulsionata anche con un po' di olio, di aglio e di prezzemolo e di cozze, è meravigliosa, è acqua santa. Quest'acqua va filtrata comunque, con un passino fine. E mentre le cozze si raffreddano, avete già preparato la cipolla tritata. L'aglio tritato finemente, sono 2 spicchi con un po' di peperoncino, il sedano, il cuore di sedano tritato, i fagioli sono qua, i cannellini, qualcuno mette anche i borrotti, preferisco i cannellini, e poi i pomodori tagliati a metà, prezzemolo e alloro. Tutti questi ingredienti vanno a formare la zuppa di fagioli. Nel frattempo l'acqua delle cozze si è raffreddata, coliamo nel passino e la schifezza la buttate via.
una casseruola sul fuoco, qua dentro avverrà tutto, anche la cottura della pasta, quindi la preparazione avverrà in questa cazzarola, come diceva Cavalcanti, casseruola. Un fondo d'olio, quindi il trito di tutte le verdure, quelle che ho citato poco fa nel video. La cipolla, l'aglio, il sedano, il peperoncino, tutto quanto cadendo e diamo una bella mescolata ad ammorbidire la cipolla. Dobbiamo soffriggere il trito e al posto del sale un po' di acqua di cottura delle cozze. Così la cipolla non si brucia, non si brucia l'aglio, non si brucia nulla. Aggiungiamo anche il prezzemolo. Ho il prezzemolo qui, non lo trito, anche con i gambetti suoi, quelli che sono rimasti, proprio quelli piccoli piccoli, li mettono nel soffritto. Ora aggiungiamo i pomodorini che sono stati tagliati a metà e diamo una bella mescolata al nostro fondo. Se non avete pomodori freschi, potete mettere anche i pelati, eh? Vanno benissimo. Vedete che i pomodori si stanno già ammollando, disfacendo. È il momento quindi di aggiungere in una sola soluzione i fagioli e l'alloro. Ora l'alloro c'è chi lo mette e chi non lo mette. A me il profumo dell'alloro piace molto. E ora a cuocere, anzi a insaporire i cannellini. Basteranno pochi minuti, 4-5 minuti. Ma qui aggiungo ancora un po' di acqua di cottura delle cozze. Praticamente metto il sale, ma è un sale buono, molto buono. Per la fase finale vi tritate il prezzemolo. È il momento di calare la pasta. Ripeto, questa è una pasta mista casalinga. Tubetti e spaghetti. Se avete la pasta mista, quella buona, di Gragnano, usatela. Vedo che l'acqua è poca e la papera non galleggia, per cui aggiungo l'ultima rata di acqua di cozze. Ecco qua. Tempo di cottura dei tubetti fra i 10 e i 12 minuti. Ci fermeremo a 11 minuti. Sulla brodosità del prodotto finale, della pasta finale, è argomento di discussione. C'è chi la vuole bella azzeccosa, c'è chi la vuole una via di mezzo morbida, io, e c'è chi la vuole proprio brodosa del tutto, e vabbè, ognuno sa fa come va. Queste sono le cose sgusciate che si mettono solo alla fine. È il momento di aggiungere le cozze, tutte. E ora è il momento di mescolare. Spegniamo la fiamma e fate riposare almeno 30 secondi prima di impiattare. Impiattate così la fogliolina d'alloro, un po' di prezzemolo, poi tre cozze per guarnire, poi ci vuole un filo d'olio
extravergine sopra, questo proprio va a gocce, così. E scusate, ma una macinata di pepe ci vuole. L'ombra è quella della mia mano. Quindi tutti a tavola e buon appetito. Grazie. Voglio sapere perché si mi verita, facite sempre faccia mareggiata, ma voi quando è più brutto la facita. Eccoci qua, dopo 11 anni rifaccio questa pasta e sentiamo. Approccio globale, stato corso. Aiuto. Mamma bella, il sale non l'ho messo, questo è proprio il gusto suo. Una bella cucciachella. Piatto stratosferico, aiuto.